Chioggia è anche la città natale dei fratelli Ballarin, portiere e terzino del grande Torino. La più forte squadra del mondo quando il calcio era uno sport molto diverso da quello praticato oggi. Ci sono i parastinchi, le scarpe, questi sono i tacchetti che venivano addirittura inchiodati alle scarpe. L'attrezzatura era diversa da quella di adesso, che è molto sofisticata. All'epoca si giocava con quello che si aveva. Certo, calciare questa palla, che presumo pesasse il doppio di quelle di adesso, non era facile. Tra le reliquie del calcio che fu, c'è anche la foto di un'ammonizione di Aldo in un derby con la Juve. Mi domando cosa possa aver fatto di più per meritare l'espulsione quando gli hanno parlato del gatto di Chioggia. La storia del grande Torino è anche quella della tragedia che ha messo fine alla sua epopea e dell'impatto emotivo che ebbe sul mondo di allora. Non vorrei esagerare, però una cosa simile è capitata quando ci sono state l'attentato alle Torri Gemelle, che tutti sanno dove si era in quel momento. Io sono il figlio della figlia, quindi ho un altro cognome, ma mia mamma, il ricordo di suo papà, mi ha chiamato Aldo proprio per questo motivo qua. Aldo era un terzino destro e Dino era un portiere. Sono tutti e due feriti nella tragedia di Superga nel 49. Aldo aveva insistito perché anche Dino potesse partecipare a quella partita che si è disputata a Lisbona, e purtroppo è successo quello che sappiamo. Sono morti assieme a tutti i loro compagni. Questa è l'ultima foto di Aldo e Dino prima del volo. I Ballarin hanno avuto un impatto anche sul mondo calcistico della loro città. Le squadre di Chioggia e Sottomarina, protagoniste di uno dei derby più accesi del Veneto, quando hanno deciso di fondersi, hanno adottato il colore granata in onore del grande Torino. Nicoletta è la nipote di Dino ed è stata lei a ritrovare quasi per caso nel baule della nonna il pallone che ha in mano. È appartenuto ai fratelli Ballarin e probabilmente è stato calciato dai campioni del grande Torino. Siete inseparabili da questo pallone? Sì, praticamente sì. È uno dei tanti palloni che per fortuna abbiamo in ricordo dei nostri cari. Io seguo il calcio, seguo il Torino, ovviamente, che è la mia squadra del cuore, però sono sempre dell'idea che il calcio di oggi ha un sapore diverso, insomma, dal calcio di una volta. È il quarto stadio più vecchio d'Italia, infatti è nato 102 anni fa e nel 1951 è stato intitolato ad Aldo Dino Ballarin. E oltre a questo stadio, in Italia ce ne sono altri quattro a loro intitolati. Il dramma della famiglia Ballarin commosse l'Italia intera. E molti altri stadi furono dedicati ai fratelli del grande Torino. Tra questi ce n'è uno che è stato già protagonista in questa serie. È lo stadio Ballarin di San Benedetto, in cui il 7 giugno del 1981 scoppiò un incendio che uccise due ragazze. Io avevo 6 anni ed ero su questi spalti, anche se per fortuna non su quella curva. Forse il calcio di oggi non è più così autentico come quello degli anni 50, ma non è più nemmeno quello degli anni 80, quando dopo una tragedia come questa le squadre tornavano in campo per giocarsi la partita. Sai che non siamo mai andate a vederlo? Sapevo dell'esistenza, che appunto stava cadendo a pezzi, e quindi prima che cada del tutto andiamo a fare un giro.